Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto voglio ringraziare a tutte le persone che ci seguono, tutte le persone che ci stanno supportando fra la nostra community, con le domande che stiamo facendo, fra i nostri video e vi raccomando commentate e mettete mi piace che per noi è importantissimo, per voi è gratis, ma per noi è davvero importante. Oggi voglio fare questo contenuto che voglio parlare di cosa mi vorreste dire, parlare ancora di Juve, no, non di Juve squadra, non di Allegri, non di futuri acquisti e di cessioni. Forse le cessioni saranno un argomento marginale, però su questo video qua che voglio parlare della società e voglio parlare della proprietà. Ma prima di tutto iscrivetevi, attivate la campanella, così ogni volta che ci sarà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Partiamo. Quando è successo il fatto che tutto il CDA si è dimesso, subito è stato nominato come presidente della Juventus Gianluca Ferrero, che sarebbe il braccio destro di Gianelca. Dopo pochi giorni è stato presentato l'amministratore delegato e attuale pure amministratore unico della Juve, Scanavino, Maurizio Scanavino, e erano loro le figure portanti. Col tempo hanno messo Calvo, c'era Cherubini, però Cherubini è stato squalificato, ha avuto la squalifica dalla Federcalcio, non può portare avanti i suoi compiti, è stato promosso Manna. Manna ora è il direttore sportivo a interim della Juve, anche se Scalavino ha detto che ha ufficializzato che il direttore sportivo della Juve è Giovanni Manna, ma il problema è questo. Ma questa non è una società. Questa in questo momento non è una società. Non ci sono persone che parlano di calcio. Io capisco che ci vuole un amministratore delegato che controlli i conti. Io capisco benissimo quello che ha combinato Andrea Agnelli. L'errore di Andrea Agnelli non è stato tutti quelli che mi dicono, ma l'errore di Andrea Agnelli è quello di aver mandato via Marotta. Io non torno a dire, non mi tornate a dire sempre la solita storia Marotta. Io vi sto dicendo, dopo Marotta c'è vita. Sì, Marotta con l'Inter ha vinto uno scudetto, ha vinto due Coppe Italia, due Supercoppe italiane, è arrivato in finale di Champions. Ma i bilanci dell'Inter come sono? I bilanci dell'Inter come sono? Hanno 900.000 euro di debiti, stanno arrivando quasi a 1 milione. A 1 milione, signori miei, quando arriva a 1 milione, tu, qualunque altra società, a questo avrebbe dovuto portare i libri contabili in tribunale. Ma togliamo. Ecco perché io dico, dopo Beppe Marotta c'è vita. Perché io non mi interessa parlare dell'Inter, io sto parlando della società. Ad Agnelli, quando ha tolto Beppe Marotta, doveva mettere un altro amministratore delegato. Il problema principale della Juve, qual è stato? Qual è stato il problema principale della Juve? Il problema principale della Juve è stato promuovere persone che fino a quel momento avevano fatto bene a compiti che non sono i suoi. Noi abbiamo promosso un amministratore delegato non mi ricordo neanche come si chiama allora, figurate voi quanto mi importava da me dell'amministrazione. Ed è durato quanto un gatto intergenziale che si è dimesso. Abbiamo fatto aumentare i poteri da direttore sportivo a Coffic in inglese, quando lo devono chiamare amministratore delegato, a Paratici. Ma il problema è che Paratici non ha i requisiti di amministratore delegato, non ha questi requisiti, non ha questi requisiti Paratici. Paratici è un ottimo direttore sportivo, un ottimo talento, è un ottimo allenatore, è un ottimo direttore sportivo che va a trovare i fenomeni, i ragazzi. Quelli Paratici,
Non è che noi gli abbiamo dato un carico che non è il suo. E ha fatto danni, e ha fatto danni. Abbiamo visto che ha fatto danni. E ora, nella Juve, essendo che abbiamo fatto tutti quei tipi di casini, ora hanno deciso di mettere contabili, avvocati, consulenti. Però, signori miei, questa non è nera. La Juve non è né televisione, né giornale, né macchine, né fabbrica che vende bulloni. La Juve è squadra di calcio. Io posso capire che ti mancano i 120 milioni di dimensionamento, lo posso capire, ma io non posso neanche capire che vedo sentire dire che Manna sta andando a trattare la cessione di Vlahovic 170 milioni più bonus. E che siamo diventati? Non torno a dire, siamo diventati il discount? Andiamo a vedere al miglior offerente? Perché vedendo così, io sto vedendo che tutte le persone che vogliono un giocatore della Juve cercano sconto. Il Tottenham per Kulusevski cercano sconto. La Lazio per Pellegrini cercano sconto. Ma che siamo diventati? Siamo diventati un discount. Poi che John Elkann, che parliamoci chiaro, a John Elkann della Juve non gliene frega assolutamente, non gliene frega niente. Non voglio essere volgare, perché ho deciso di non essere più volgare. Non dire più parolacce, perché è giusto che anche i bambini devono seguire i nostri video. A John Elkann della Juve non gliene frega niente. A John Elkann della Juve, per la Juve, sapete cos'è? Un'altra fabbrica, un'altra impresa dell'impero di Escort. John Elkann della Juve non gliene frega niente. Nel momento in cui tu mi dici si deve autofinanziare la Juve, allora la Juve è finita. Allora la Juve è finita. Non andate appresso a quelle che vi dicono: sì, ci vogliono idee, ci vogliono cose, ci vogliono. Ma quale idee? Quale cosa? Ma con le idee il Manchester City faceva il triplete. Con le idee il Real Madrid vinceva 14 Champions. Con le idee. Il Milan di Berlusconi, della buonanima di Berlusconi, che oggi ci sono i funerali, vinceva 7-5 Champions. Con le idee l'Inter faceva il triplete. Poi si è debellato un altro conto. Le idee sono belle, le idee sono fantastiche, ma se non metti il denaro, tu non vai avanti da nessuna parte. I tanti problemi della Juve, che in questo momento sto vedendo, questa società deve fare 35 mila euro di plusvalenze entro fine dicembre, quest'altra deve fare 35, beh, tutte plusvalenze devono fare, però quelle che faceva plusvalenze, farlo che era la Juve. Peccato che i giocatori della Juve giocano tutti, fra Serie A e Serie B, i giocatori delle altre squadre io ancora non li ho visti giocare, però quello è un altro conto. A me che non è andato a fare la guerra, sinceramente sono contento. Sono contento. Sono contento che hanno chiuso tutti i problemi quest'anno, almeno nel campionato dello scorso anno. Ma sinceramente lo dico con il cuore. Te lo dico con il cuore, John. John, te lo dico da Juventino. Da Juventino che quando aveva la possibilità andava allo stadio. Da Juventino che si è fatto trasferte di Milano, di Roma, per andare a seguire la Juve, ma io non posso accettare che si parla di ridimensionamento alla Juve. Se tu poi mi metti la Juve in borsa, non so, non è stato il tifoso a cercarti, a chiederti di mettere la Juve in borsa, non è stato il tifoso a chiederti questo, è stata una decisione vostra, della società, della proprietà. Non è stato il tifoso a dire sì, mettiamoci in borsa. Non è stata l'idea del tifoso fare la Superlega, se anche si sta andando verso la Superlega. Prima o poi si farà questa Superlega. Prima o poi questi voltagabbana che hanno deciso di abbandonare Real Madrid, Barcellona e Juventus, e la Juve giustamente in questo momento si trova in difficoltà e deve lasciare la Superlega. Un giorno si farà la Superlega.
a Cefan e compagnia li manderemo a quel paese, ma in questo momento noi dobbiamo pensare alla Juve. Se tu mi dici che non ci sarà più una ricapitalizzazione, che i rubinetti sono chiusi, però tu altrettanto mi tieni, perché noi parliamo del ridimensionamento Juve, che la Juve non può avere più quei campioni, non può avere più quei, però altrettanto parliamo di biglietti allo stesso prezzo quando c'erano i campioni, gli abbonamenti allo stesso prezzo quando c'erano i campioni, e ora io dovrei pagare 100 euro, scusate, io dico 100 euro, poi ce n'è no, tanti prezzi, io dico 100 euro per vedere col numero 9 della Juve Scamacca. Spiegami, io devo pagare 100 euro per vedere col numero 9 della Juve Scamacca? Allora te lo dico chiaramente, Gianelka, se a te della Juve non ti interessa niente e hai altri obiettivi, dichiarali, vendila, perché la Juve deve restare competitiva, perché io devo a 11 milioni di tifosi che in questo periodo, sinceramente, hanno lottato più di te. Io te lo dico chiaro. I tifosi in questo periodo hanno lottato più di te. Poi tu che hai messo i 2 migliori avvocati, che siamo andati al patteggiamento, che salvati il campionato lo scorso anno, mi sta benissimo. Però se tu credi che la Juve ormai e sia un peso per la famiglia, per l'escort, sia un peso. Io non ho fonti che tu vuoi vendere, però secondo me arriva un momento che dice sì, è arrivato quel momento di staccarsi, è arrivato il momento di dirsi addio. Siamo arrivati a luglio, si festeggiano i 100 anni della famiglia Agnelli come proprietario della Juve, ma come ogni cosa ha un inizio e una fine. Io dico solo questo: prima che davvero il giocattolo si possa rompere, che il giocattolo Juve possa avere un brutto ricordo, perché vedere che voi tenete i biglietti, abbonamenti alla stessa cifra, e poi mi devo vedere che ho da Cristiano Ronaldo a Chiesa a Vlahovic a Di Maria e a finire l'ultimo gol, perché abbiamo preso Chiesa, Di Maria, no, Cristiano Ronaldo, Higuaín, Di Maria, Chiesa, Vlahovic, con tutto il rispetto, a Scamacca con le cifre degli abbonamenti e biglietti uguali da quando c'erano i fenomeni, basta, basta. E io lo so, lo torno a dire, ritorno a dire, lo so benissimo che per te la Juve in questo momento è solo un peso. Per te la Juve, io non so se c'è una clausola ben precisa di tuo nonno che non può vendere la Juve, però non può neanche ridurla in questo modo, ridurla a diventare una squadra che deve andare a trovare gli scarti delle altre squadre, perché noi siamo la Juve, noi siamo la squadra più titolata d'Italia, siamo una delle squadre più vincenti d'Europa e siamo una delle poche squadre più tifate al mondo, più tifate al mondo. E allora, caro John, ci vuole un po' di rispetto per chi tifa. E benissimo, va benissimo mettere avvocati, economisti e tutto quello che vuoi del CDA. Però serve una figura, non una figurina, una figura di campo, qualcuno che parla ai tifosi, qualcuno che parla ai tifosi, perché vedere dei dirigenti freddi, perché con tutto il rispetto, io quando vedo un Ferrero e Scanavino mi sembra di vedere un comunicato ufficiale, e io non posso vedere un comunicato ufficiale da dei dirigenti. Io da dei dirigenti devo vedere la gioia di quando uno segna, la disperazione quando uno perde, non un comunicato ufficiale. Signori miei, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. In giornata c'era qualche altro contenuto, ma sempre solo Forza Juve! Ciao!